Ciao amici e bentornati in un nuovo video. Oggi entriamo nel vivo di Genshin. Negli ultimi video abbiamo parlato principalmente di cosa sarebbe successo nelle prossime patch. Oggi siamo proprio nel regno di Genshin Impact. E a fare cosa? Come primo video ho pensato di spiegare le statistiche base che vanno a determinare un personaggio. Perché? Perché me l'avete chiesto in tantissimi, me lo continuate a chiedere in live e spero che mettendolo anche in maniera ferma, diciamo qua sul canale YouTube, possa essere di aiuto a chiunque sia un beginner o semplicemente qualcuno che non ha ancora ben capito come funzionano le statistiche su Genshin Impact. Mi raccomando, io in anticipo, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per sapere quando ci sono i video, anche se sono di solito una settimana, ma non si sa mai che giorno, quindi sorpresa, e seguitemi, mi raccomando, su tutti i social. Detto questo, iniziamo. Oggi la signorina Radiant Shogun ci farà da manichino per spiegare proprio cosa sono le statistiche che bisogna tenere di conto per un personaggio e, in seguito, come si builda un personaggio di un determinato tipo. Allora, iniziamo dalle statistiche principali. Abbiamo gli HP massimi, che rappresentano la vita del personaggio, l'attacco, che rappresenta l'attacco, la def, che è la difesa, e poi c'è una serie di statistiche che vanno spiegate un po' più nel dettaglio. Partiamo da crit rate e crit damage. Essi sono estremamente correlati fra di loro, sono entrambi due percentuali. Il crit rate è una percentuale che va da uno 0, o nel caso di Kokomi da un meno 100, ma è un particolare, ad un 100%, ed è una probabilità. La probabilità che il danno sia crittato. Che significa? Significa che un danno normale effettua, che ne so, 30 di danno. Se voi crittate un colpo, invece che 30 di danno, toglierete una quantità maggiore. Quando si critta, si fa un colpo critico, si toglie un danno maggiore rispetto a quello base. E cosa lo determina che si critti o meno? La percentuale in cui il crit rate è disposto nel vostro personaggio. Maggiore sarà il crit rate del vostro personaggio, maggiore sarà la probabilità che l'attacco sia un attacco critico. E il danno in che proporzionale va? Il danno si proporziona in base al crit damage. Maggiore è la percentuale di crit damage, la quale non è limitata fino al 100, ma può andare ben sopra. Qua nel Val vediamo che ha un 120, ma si può raggiungere anche un 200, un 250 e anche molto di più di crit damage. Maggiore è la percentuale di crit damage, maggiore sarà poi in proporzione, amplificato percentualmente parlando, il danno che il vostro personaggio fa. Un'altra statistica molto importante che vi faccio vedere è l'energy recharge. Questa statistica qua. L'energy recharge è una statistica che serve a determinare la percentuale di ricarica delle skill. Che significa? Significa che voi durante i combattimenti producete ogni tanto delle particelle magiche che fruttano intorno al personaggio. Queste particelle sono l'energy recharge. Maggiore la percentuale, maggiore la probabilità di produrre queste particelle. E che cosa vanno a fare? Vanno a ricaricare più velocemente la ultimate. Avete visto? Praticamente quando avete una skill che si sta ricaricando e serve l'elemento per caricarla, pian piano questa si colora. Quando il cerchio completo è colorato, potete utilizzare di nuovo il vostro attacco. L'energy recharge serve proprio per far sì che la vostra ultimate sia sempre in canna, sempre disponibile e che possiate spammarla il più possibile. Ed è una caratteristica fondamentale per personaggi di qualsiasi tipo, ma principalmente io direi per i sub DPS, o almeno io tendo a buildare tutti i miei sub DPS con una buona energy recharge. Perché? Perché il sub DPS è colui che sostiene il DPS e se utilizza una skill che serve per potenziare anche gli attacchi degli altri, più volte la posso spammare, più volte i miei DPS, che sono coloro che nel team vanno a fare il danno, saranno in grado poi di utilizzare una reazione elementale o una skill potenziata. Adesso parliamo dell'Elemental Mastery. L'Elemental Mastery è molto particolare, ci ho messo anch'io un po' a capirla. Ad ogni modo, maggiore l'Elemental Mastery di un vostro personaggio, maggiore è il danno inflitto in seguito a reazioni elementali. Sappiamo che il gioco gira intorno al fatto che i personaggi sono di elementi differenti e che utilizzando le combo di skill tra i vari personaggi si possono generare reazioni elementali che hanno effetti differenti. Banalmente, un idro che poi agisce in coppia con un crio determina il freeze, fenomeno per il quale o i nemici o voi rimanete frizzati. È un esempio questo, se no possiamo avere il melt, ossia il fenomeno di scioglimento, quando abbiamo in combo un piro e un crio. Queste reazioni elementali effettuano un determinato danno, che è proporzionale in base ovviamente a anche le altre statistiche che vi ho elencato, il rate, il damage e tutto il resto. Ad ogni modo, l'importanza è assegnare tante Elemental Mastery a quei personaggi che utilizziamo come primi di solito nel team per generare il turbine di reazioni elementali, aumentando così l'efficacia delle combo elementali di tutto il team. Principalmente è suggerito per i personaggi di tipo Anemo, quindi se avete un Kazuha, una Sacrose, una Jhin, il Traveler Anemo, potete utilizzare
utilizzarli con un'elevata Elemental Mastery. Tuttavia, come in tutti i giochi con una grande varietà di personaggi, queste percentuali, queste statistiche variano in base alla necessità del personaggio che si ha di fronte, perché non tutti i DPS si buildano in un modo, non tutti i support si buildano in un modo, ma ci sono, diciamo, delle linee generali che tendono a ripetersi. Ad ogni modo le analizzeremo dopo, adesso guardiamo un'altra statistica che è l'healing bonus, che è principalmente una statistica degli healer, ossia praticamente maggiore la percentuale di healing bonus, maggiore sarà l'entità della cura che il vostro personaggio lancia per curare gli alleati del team. Quindi abbiamo questa, abbiamo la cooldown reduction, sulla quale sono sopra insieme alle healing bonus, se non riuscite a vedere healing bonus, e poi abbiamo cooldown reduction. La cooldown reduction invece va a determinare la riduzione del cooldown della vostra skill, ossia c'è un tempo che va dai 10, 15, 30 secondi in base al tipo di skill che è soggettiva per il personaggio. Con la cooldown reduction si riduce il tempo di ricarica della skill. E poi abbiamo tutti i vari pyro damage, hydro damage, hydro resistance, eccetera, eccetera, fino alla physical qua giù. Questi praticamente sono singoli del personaggio in questione. Se voi avete un personaggio, ad esempio, che è elettro, ovviamente avrà un electro damage bonus dovuto dal fatto che è elettro. Questa statistica può essere insita nel personaggio, o se no, in conseguenza, potete anche aumentarla dandogli degli artefatti specifici. La coppa, infatti, è l'artefatto, diciamo, random, perché oltre a possedere le solite statistiche di un attacco, una difesa, una HP, potete anche darvi hydro damage, physical damage, pyro damage, eccetera, eccetera. Ma come si builda un determinato personaggio? Perché si sceglie un tipo di artefatti piuttosto che un altro? Perché gli si dà una statistica e non un'altra? Essendo un gioco con una varietà di personaggi molto elevata e anche di artefatti che servono per buildare il personaggio in sé molto vasta, cosa si fa? Si sceglie in base alle skill che esso ha, quindi bisogna sempre leggere il personaggio per capirlo al meglio. Ad ogni modo ci sono delle linee generali da seguire se si vuole buildare un personaggio DPS, un personaggio support, un personaggio sub DPS, eccetera, eccetera. Se volete sapere più nel dettaglio come buildare generalmente un personaggio, o se c'è un personaggio che ci tenete particolarmente a vedere come ho buildato e farmi anche delle domande relative e parlare insieme di un eventuale build per quel personaggio, scrivetelo nei commenti che ve lo faccio volentieri in un prossimo video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, seguitemi in live su Twitch, mi trovate tutti i giorni dal lunedì alla domenica, esclusi il giovedì e il sabato, sempre alle 21:15 con Genshin Impact, ma anche tanti altri giochi. Infatti sta per uscire anche il gioco di Demon Slayer e ovviamente lo porteremo, quindi io vi aspetto in un video futuro per parlare in dettaglio di come si buildano i personaggi. E niente, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video e in live. Ciao.